Ecco qui il nuovo Duster, anzi la nuova Dacia Duster, ossia un SUV che combina prestazioni, sicurezza e comfort. Si basa sulla nuova piattaforma CMFB. Partiamo dal design. È moderno e distintivo con linee semplici e pulite che esprimono forza e dinamismo. Il frontale è verticale e imponente e i passaruota sono squadrati. Abbiamo poi il portellone posteriore che è ampio e pratico e i finestrini laterali che creano un'armonia tra anteriore e posteriore. Parliamo anche delle sue dimensioni che non si discostano troppo rispetto a quello della Dacia di vecchia generazione, quindi 434 cm di lunghezza, 181 cm di larghezza e 166 cm di altezza per un bagagliaio che riesce a stivare fino a 472 litri. Il nuovo Duster presenta un abitacolo all'interno accogliente e funzionale con un design tutto sommato che rispecchia quello esterno. C'è un display centrale da 10.1 pollici che è orientato verso il conducente e offre un facile accesso alle funzioni multimediali. È possibile avere la connettività wireless sia con Apple CarPlay che con Android Auto e la navigazione connessa, però scegliendo il sistema di infotainment Media Nav Live. C'è anche il sistema Media Control. Tutto sommato abbiamo un interno caratterizzato dalla plastica rigida, ma sembra comunque della plastica di buona qualità. Basandosi sulla piattaforma CMFB, la nuova Duster ha anche motorizzazioni ibride, tra cui il motore ibrido full hybrid da 140 cavalli, già presente sulla Jogger, che combina un motore benzina 4 cilindri da 1.6 litri da 94 cavalli con due motori elettrici. In più, il motore si avvia sempre in modalità elettrica ed è accompagnato da un cambio automatico elettrificato da 6 rapporti. Abbiamo poi anche il motore TCE da 130 cavalli, è una motorizzazione mild hybrid che combina un motore benzina turbo 3 cilindri da 1.2 litri, abbinato poi appunto al sistema da 48 volt. E da un cambio manuale a 6 rapporti, sia per le versioni a trazione anteriore, sia per quelle a trazione integrale. E infine abbiamo il motore EcoG 100 da 100 cavalli, che offre l'alimentazione B-Fuel benzina GPL ed è composto da un motore benzina 3 cilindri da 1 litro da 100 cavalli, dotato poi di un serbatoio GPL supplementare da 34 litri. E infine gli allestimenti, specificando però che non sono stati comunicati ancora i prezzi e che presumibilmente l'uscita della vettura è programmata per la primavera del 2024. Il nuovo Duster offrirà 3 livelli di equipaggiamento, Essential, Expression e 2 opzioni di alto livello con caratteristiche diverse ma complementari, ossia la Duster Extreme per chi ama l'avventura e la natura e la Duster Journey per chi cerca l'armonia, il comfort e il benessere in città. Entrambe le opzioni hanno lo stesso prezzo che sarà comunicato più avanti. Per ulteriori dettagli sulla vettura vi rimandiamo al link che trovate qui sotto al video per sapere tutte le altre informazioni più nello specifico.